Salve a tutti ragazzi, un saluto da Walmond. Oggi inizieremo la registrazione di Alien Isolation. Sono spaventato. Un tantino spaventato perché non so esattamente cosa aspettarmi da questo gioco, a parte il fatto che probabilmente un alieno mi inculerà a sangue in maniera brutale. Siccome Zaffo mi ha chiesto di fare la difficoltà difficile, non posso rifiutare, quindi giocheremo a difficoltà massima. E la cosa mi terrorizza ancora di più. Avviciniamo il microfono. Ho portato i backup! Il comandante Shepard sarà con noi e mi farà compagnia per tutto il resto dell'avventura come supporto morale. Quindi se in caso dovesse succedere qualcosa, c'è Shepard! Ok, basta tergiversare qua. Dobbiamo iniziare. Spero di non spaventarmi con il mio stesso background, ragazzi, se non l'avete visto, eccolo lì. E iniziamo Alien Isolation. Lo faccio. Andiamo. Allora, freccia a sinistra, freccia a destra, muovi il cursore. Ah, ok. Siamo rimasti in pochi. Sono bloccata qui, su questa stazione. Non so se riuscite a sentirmi. Qualcosa ci sta seguendo. Qualcosa che non dovrebbe essere qui. E ora sono io la sua preda. Sono un po' cacato nelle mutande, sapete? Rapporto finale del veicolo spaziale commerciale Nostromo. Da parte del terzo ufficiale. Gli altri componenti dell'equipaggio. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Sì, andiamo, il comandante E il Dallas sono comandante morti, sì. Dallas sono Sì, morti. mica, parla ancora più lentamente, già questa mi sta sulle palle, porca miseria. Come il Carico e primo film nave di sono Alien. distrutti. Dovrei giungere alla frontiera tra 6 settimane. Se sono fortunata, la sorveglianza mi porterà in salvo. Comunque sta Parla parlando di Ripley. Alien 1. Unica superstite del Nostromo. Passo e chiudo. Sta parlando del primo film, perché a livello di trama, che è il rumore assordante, a livello di trama questo gioco si staglia tra il primo e il secondo Alien, una quindicina di anni dopo, quindi ancora Ripley sarà congelata in mezzo allo spazio, perché tra Alien 1 e Alien 2, se non sbaglio, sono passati 50 anni, quindi ha voglia prima che esce Ripley. Ripley? Mentre lei è la figlia. Sono Samuels. Lavoro per la compagnia. La cazzo di compagnia. Si tratta di tua madre. Crediamo di averla trovata, Amanda. Un vascello commerciale, la Anesidora, ha recuperato una scatola nera che proviene probabilmente dal Nostromo. Dove? Zeta Reticuli. Cosa dice? Non si sa. L'hanno portata alla stazione Sevastopol. Si tratta di materiale riservato e la compagnia vuole farla ritirare il prima possibile. E quindi? Sevastopol fa da deposito forniture nella regione. È un porto franco gestito Lo da. so cos'è. E È no, è tutto nuovo, ma che organizzato. cazzo? C'è una nave corriera chiamata Torrens che andrà alla stazione fra 2 giorni. Ci recheremo lì, alla. Sì. Io e un altro dirigente. E tu, se vorrai. Senti, Ripley,
Quando mi hanno affidato questo caso, ho fatto le mie ricerche. Ma stanno suonando un po', è la mia impressione. So perché stai lavorando nella regione in cui è scomparsa tua madre. La cerchi ancora, vero? Non lo fare, non ti conviene. Mi è stato dato il via libera per offrirti un posto sulla Torrens, se vuoi venire. Forse è ciò di cui hai bisogno. No, fidati, non ne hai bisogno, nemmeno io ne ho bisogno. Porca troia, ma perché ste replay ci cascano sempre, dico io? Pure quell'altra stronza su Alien 2. Che cazzo gliel'ha fatto fare ad andare nel pianeta lì? Che morissero tutti e basta. Oh, spero che in questa storia non ci siano gatti. Non ho niente contro gli animali, ma quel gatto del primo film mi sta veramente sulle palle, ragazzi. Che cacchio. Ha rallentato l'autodistruzione di una astronave gigantesca solamente per salvare il gatto. Oppai. Yeah, possiamo camminare. Non mi ricordo come si chiama, però è qualcosa. Ragazzi, Commodore 64 is the way. Guardate i pulsantoni. Certo che l'hanno ricostruito bene. Chi è questo? Lottatore di sumo. E l'Orazio Grinzosi di Zeb. Pacco di ricarica. Comp B. Prendi oggetto. Trova le istruzioni per assemblare oggetti con gli elementi raccolti. Questa con tab si apre la mappa. La faccia è la mappa, zio povero. Va bene. Sembrano tipo i dungeon degli anni 50. No? Vabbè. Poi cosa c'è? Iniettore e colla. Ok. Portello bloccato. Ma come portello bloccato? Ah. Dobbiamo sbloccarlo, mi pare giusto. Ah, però mi sento tranquillo. Ah, questi qua sono dei simboli. Beh. Ah, questo abbassa le celle, ok. Sono sigarette. Ah, i bei film degli anni andati in cui le sigarette si potevano mettere senza che nessuno rompesse i coglioni per motivi morali. Io non sono un fumatore, ragazzi, però non capisco. Ah, ecco. Oh, siamo nella Torrens. Salve. Buongiorno. Dai, non ci credo che inizia subito l'horror. Non ci crederò mai. Vestiti, vestiti, ok. Certo, sti macchinari antichi sono ricostruiti bene. Verlaine, stai cercando un ufficiale di navigazione? Ho un amico che ha appena perso la sua nave e sta cercando lavoro, posso garantire per lui? Ha le carte in regola. Solida storia, la compagnia l'ha svenduta e si è presa tutti i soldi. Tutti i soldi, classico, abitudine. Tutti i suoi clienti. È sempre più difficile che le compagnie piccole ottengano contratti. E anche io sto pensando di smettere, visto che ho qualcosa da vendere. Comunque, pare che tu te la cavi bene. Sono passato a trovarmi, ma era appena andata via, bla bla bla. Però se la vuoi l'andare, vabbè. Buona fortuna, meglio averli come amici. Ma chi se ne frega? Allora, come si fa ad andare avanti? Seleziona, paggio su, paggiù, attenzione per scendere. No. Ti ho mancata per un pe... Come si usano sti computer antichi? Dov'è la manovella per abbassare il testo? Quindi, vabbè. Imparerò. A proposito, posso salvare la partita? No. Bene. Ok. Ragazzi, esploriamo. Allora, questo cos'è? Ah, qui possiamo salvare la partita. Perfetto. Sovrascrivi i dati di salvataggio? Sì. Ci sono armadietti che non si possono utilizzare. Oh, robe. Pezzi di metallo. Cioè, li sentite i rumori inquietanti? Non so se avete. Io ho delle cuffie 7.1. E sono uno stronzo ad averle, perché gli sviluppatori hanno messo tipo un sacco i rumori inquietanti, no? Per. Tipo. Lo sentite? Ti sembra tipo che sei inseguito da qualcosa, ma in realtà non lo sei. Nei momenti più paurosi starà. Ok. Non possiamo andare al cesso come se salvare. Ah, questa è la doccia. Ah, ora si vedono i piedi. Si vedono le nostre cosce nude. No, vabbè, basta, perché sennò così rischio di sembrare un cazzaro veramente.
Però guardate con che dettaglio sono fatti i piedi. Tipo ora mi giro e c'è un alien davanti alla mia faccia. Ah, vabbè, siamo fatti la doccia, va? Sì. Basta. Perché non c'è nessuno, tanto per curiosità? No, per saperlo, giusto? No? Ormai... Ah, ormai ci sanno i messaggi. Sempre come su ogni cazzo di alien, la solita scena in cui ti devi vestire. Ok, siamo vestiti, le scarpe ci sono. Crew roster: Verlaine, Connor, Samuel, Taylor e Ripley. Status signed in. Quindi l'ultimo a svegliarsi siamo stati noi. Perché? Siamo dei dormiglioni. C'è nessuno? Sai com'è? Metti caso che adesso moriamo così all'improvviso. Almeno ci abbiamo un attimo di pace. Ma si può correre? No, non possiamo correre ancora. Da lì e da dove? Ah, qua ci stanno. Boh, non lo so. Dove stiamo andando? Ok, noi siamo venuti da qua. Qua c'erano le camere di personno. Dormitorio, chiusa d'aria. Ah, parla con Taylor, parla con Samuels. Perfetto. Permesso? C'è permesso? Una buona giornata. Guardate, le luci si accendono al mio passaggio. Scommetto che quando uscirà l'alien sarà al contrario. Le luci si spegneranno al mio passaggio. E l'alien mi inculerà a sangue, sicuro. Buongiorno! Taylor, prendo un po' di caffè. Buongiorno. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa giornata. Scusa. Mi sento già morta. No, tra poco non lo sarai effettivamente. Come fate ad andare in ipersonno così regolarmente? Ci si abitua. Non faccio lunghi viaggi così spesso. Molti dirigenti legali non arrivano più in là del distributore di caffè. Sono sorpresa che la Weyland Yutani abbia scelto di mandarti qui. La perdita del Nostromo e del suo carico è costata molto alla compagnia. È importante che scopriamo cos'è successo. Se chiudo il caso con un rapporto conclusivo sull'incidente, i miei superiori ne saranno felici. Mi dispiace, sono stata indiscreta. Ho realizzato ora che tua madre è sparita da 15 anni e tu... Non fa niente, otterremo entrambe ciò che vogliamo, no? Hai visto Samuels? Sarà sveglio da ore, immagino. Vado a vedere. Ma non ci possiamo fare un po' di uova, una cosa, colazione. Ripley non ti piace fare colazione, vero? No. Di qua cosa c'è? Il ponte. Chiuso, va bene. Ok, tutto scriptato per ora. Dobbiamo capire chi sono i personaggi, presentarci a loro. E andare avanti con la storia. Chissà come apparirà l'alien. Ingraviderà qualcuno? Magari sulla strada. Come si chiamava? Taylor? Non mi ricordo. No, Taylor è lui. No, questo è Samuels. Vabbè. Chiunque essi siano, non ci importa, perché tanto moriranno tutti. Chi se ne frega. Buongiorno. Ah, qua è dove spunterà l'alien. Samuels, ti sei svegliato prima? Beh, non necessito di riposare. Forse lui è l'androide. Stavo ispezionando la struttura della Torrens. È una nave ben mantenuta. Credo sia un modello molto simile a... Nostromo. Sì, classe M. Un modello più avanzato, ma con specifiche simili. Ho svolto compiti da ingegnere su navi come questa. Certo. Taylor è sveglia? Non è abituata ai lunghi viaggi. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Ci ho parlato. Sembra nervosa. Non l'avevo notato. È una dirigente abile, comunque. Dovrebbe essere in grado di aiutarci con eventuali questioni legali. E bla bla bla. Comunque, notando, ho visto il film di recente, ragazzi, perché non l'avevo mai visto prima. Ci stiamo avvicinando a Sevastopol. Pare che ci siamo. Questo credo che sia esattamente una ricostruzione pulita della infermeria del primo film. Ricordo che appunto si vedeva che da qui loro controllavano quello che faceva l'operazione, no? Poi c'è là davanti la cabina dove l'avevano messo con il facehugger che lo abbracciava amichevolmente e lo ingravidava con un alien. Tante belle cose. Andiamo al ponte per le istruzioni, no? Ma ad esempio, perché non mi hanno regalato un bel fucile per ammazzare l'alien? Perché potresti qua se ne vanno in giro così disarmati, cioè. Sì, vabbè, c'hanno il lanciafiamme non è efficace. Li spaventa e basta. Spero abbiate fatto un buon viaggio. La Torrens è in ottimo stato per essere di classe M, capitano.
Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla, ma ora ci sta ripagando bene. Ho sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Sevastopol. Stiamo attraccando? So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene, diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. È routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? Andiamo e torniamo. Caricato e calibrato. Vettore di avvicinamento individuato. Prepara le comunicazioni, mi presento. Canale aperto, capitano. Avete i vostri documenti con le istruzioni? Osservate l'avvicinamento sui monitor. Andiamo e non torniamo, avrebbe dovuto dire. Ah, guardate, qua ci sta la sala di controllo con le informazioni, come nel primo film. Hanno copiato la nave del primo film, no? Molto simile, ecco. Bastardo, sto computer mi sembrava tipo il rumore dell'aria. Guarda, sentite che rumore inquietante. Ma dico io, ma siete un pugno di pezzi di merda. Ma chi è questo? Vabbè. User manual, signori. Basta con questi rumori, mica sicuramente li spaventerò a morte più avanti. Sì. Che bella questa città. Riusciamo a vederla? Passala sui monitor. La stazione Sevastopol. Ci sono dei danni? Sì, sembra di sì. Prendi il 74, stringi. Il bacino di carenaggio sembra distrutto. Non posso portarci la Torrens. Qui è il vascello commerciale Torrens, da Sinclair, matricola MSV 7760. Dobbiamo parlare con il controllo traffico aereo. Sono Diane Verlaine, capitano della Torrens. Abbiamo tre passeggeri sotto contratto della Weyland Yutani a bordo. Ci risulta che siete in possesso della scatola nera del Nostromo. Chiediamo il permesso immediato di trasferire i passeggeri sulla stazione. Passo. Pronto, Marshall? Marshall, qui è la Torrens. Basta, c'è un problema, andiamocene. Ascoltami. Ma sì, sono sicuro. Le comunicazioni della stazione sono disturbate, quindi ho inserito una radio nella tuta di Samuels. La Torrens può rimanere in posizione per 24 ore. Ti daremo notizie prima di allora. In bocca al lupo. Ma sì, sarà sicuramente tutto a posto. Il problema alle antenne. Le passeggiate nello spazio. È l'unica opzione. E sarai al sicuro se farai come ti dico. Beh, cosa c'è da essere al sicuro? È una stazione abitata, tranquilla, con delle persone. Vero? Depressurizzazione. Oh merda. Resta dietro di me, Taylor. Anche tu, Samuels. Certo. Secondo me la Taylor, appena comincia a vedere l'alien, tipo gli vengono, gli chiedono l'infarto, un attacco di crepa. Che cazzo è successo? Tipo a me, no? Oddio, Ripley. Stai andando bene, te. Minchia! Che fanno gli atterraggi al giorno dopo, cioè al giorno del futuro. Taylor, qualcuno risponda. Ok, cioè, ma dico io, ma delle navette, qualcosa per atterrare. Ma non lo so, io così. Si atterra in questo modo nel futuro, porca troia. E oggi il telegiornale esclusivo, altri due morti per atterraggio, si aggiungono ai 7 miliardi e mezzo di persone che ci sono oggi in queste stazioni di merda con computer gestiti da Commodore 64 e dalla leve assolutamente improbabili che hanno il significato di allungare il processo del 700%.
Va tutto bene? No, non va tutto bene. Ok, mi sto cagando sotto. C'è qualcuno qui? Posso tornare indietro? No. Non posso correre. Cerca aiuto. Ok. Va tutto bene. Dobbiamo cercare aiuto per i nostri amici che sono finiti nello spazio. E questo è il nostro obiettivo. Non ho una torcia, qualcosa. Fai, se devo morire, morirò. Ma io cammino stealth però. Usa i punti di registrazione per salvare. Dov'è? Ah, eccolo. Punto di salvataggio. Ah, abbiamo trovato una torcia. Però salviamo prima, ma che è meglio. Cioè, guarda quanto ci mette a salvare. Ti deve caricare le 3 levette per controllare la scheda. Allucinante. Cos'è sta roba che brilla? No, forse era la mia impressione. Già sto cominciando ad avere le allucinazioni. Porco Zueg. Oh! Ok, Walmont. Non ti spaventare. Non ti spaventare, ce la puoi fare. Va tutto benissimo. Questa situazione è assolutamente sicura. Porca troia. Vabbè, adesso non è che vi posso spaventare per tutto. Vai! Vai! E controlla se c'è l'aria. Vai! Ho detto scendi giù, pezzo di merda. Non vuoi andare, spaventa. Ah, quindi ci sono le strutture dove posso andare. Perché qua sotto ovviamente non posso scendere, se no mi scoppia. Porca di quella merda. Ok. Io posso farcela. Oddio. Oddio. Ragazzi, ma questi sono un pugno di figli di 7 padri però a fare un gioco del genere, eh? Porca troia. Puttana troia. Che cosa c'è scritto qui? Cartella danneggiata. Smantellamento. Al team dei tecnici, smantellamento. Allora, avete probabilmente sentito che le voci su Sevastopol ora possono confermare che sono ufficiali. Sarà smantellata. Che cazzo ci facciamo a Sevastopol allora? Avevo dei colloqui individuali con ognuno di voi per parlare con i vostri contatti del futuro. Ok, indietro. Mi è arrivato un messaggio. Ignoriamolo. Ok, torniamo indietro. Va tutto bene. Tutto bene. Cos'è sta roba? Un razzo. Se spunta un alien glielo piantiamo in faccia. E il mio telefono sta continuando a vibrare. Porca troia! Ok, forse è meglio se controllo il telefono, Stai bene? Una meraviglia. Oddio. Cosa ho fatto? Mi servirà.
Attenzione, no, ok. Sir! Mi sento un poco nella merda! Ma un tantino troppo nella merda! Tasto destro, prendi la mira, R e tieni premuto piazza. Quindi prendendo la mira evidentemente me lo fa lanciare. Cavolo! Pezzo di metallo e iniettore. Cosa ci costruiamo con tutta quella roba? Vabbè. Forse delle esche per l'alien. Non ho sentito che si possono costruire. Ho letto. Aspetta, se io non devo andare di qua. No, io devo andare di qua. Devo tornare indietro forse? Che l'obiettivo voleva di raccogliersi queste robe. Ma questo razzo, quanto durerà secondo voi? Ah, forse devo attivare. Ok. Qualcuno si sta muovendo qui. Avete sentito, vero? Non sono pazzo. Bella la musica. Musica assolutamente non inquietante, devo dire. Niente, abbiamo solo i razzi. C'è nessuno? Ehi, c'è nessuno. Esatto. Bene. Adesso mi spaventerò. Dopodiché farò alt più F4 e chiuderò il gioco. Perderò il video e dovrò registrare tutte le cose da capo. Quindi nessuno di voi vedrà questa scena. Che potrebbe essere un problema. Ok. Loro vogliono che io cammini lento. Perché loro vogliono che io mi devo spaventare. E qui è successo sicuramente qualcosa di brutto. Ma prima... prima salviamo. Allora ragazzi, l'episodio già sta durando 28 minuti. Però non voglio chiuderlo perché non è successo ancora un cazzo fondamentalmente. Quindi... una... fammi indovinare, lo fai 3 volte. E 3. Tecnologia, cazzo. Ok, terminale. Se un alien mi incula alla schiena, pazienza. Ho spostato le scorte. Se stai cercando le scorte, le ho spostate e le lasciate in custodia. Vabbè. Mi ho nascosto in uno dei depositi e sto riuscendo a trovare il codice 0340. Non ti preoccupare. Ce lo ricorderemo, questo codice me lo ricorderà il gioco. Secondo me non ce lo ricorderà. Tra l'altro siamo senza medicinali, abbiamo quasi finito l'acqua. Dove trovare un po', bla, magari servirà a capire che devi fare più attenzione al futuro. Ci siamo assicurati che l'Apollo esegua l'ultimo momento con una buona fortuna per il futuro. Va bene. Togliete... perché è una sezione... Harris, ah. Turner, tornate subito qui. Abbiamo una traccia da qualche parte nella sala macchine. Isolate il terminal, togliete la corrente e non dimenticate i vostri rapporti. Voglio che siano esaustivi. I nostri documenti dovranno essere ineccepibili. Quando questa merda sarà finita. Wait, passo e chiudo. Chiunque sia un fan di Mass Effect gli ricorda la voce di Anderson. Però va bene. Sono contento, c'è pure Anderson e sarà probabilmente morto. Ripristina la corrente nell'aria partenze. Ah. Luce fu! E l'alien arrivò. Ehi! Amici, dove state andando? Col cazzo che lo rifaccio.
Zaffo in questo momento stava dicendo: ah, Walt, perché devi salvare ogni 60 volte? Sicuro. Ma se io mi rifiutassi di andare dove sono andati loro invece? Perché saranno seguiti probabilmente da un alieno, da uno xenomorfo, e me ne andassi avanti 4-4 cercando di non farmi vedere. Non vi sembra una bellissima idea? Andiamo esattamente nella direzione opposta di dove scappano gli altri, così sappiamo che almeno l'alien è distratto con loro. E ora questa porta sarà chiusa. Oppure gli sviluppatori lo pensano al contrario e gli inculano a sangue. E mi sono spaventato. Ma sentiamo, è successo qui? Sì, in effetti. Oltre al fatto che c'è l'anarchia. Oh, Lothers will pay. Looters will pay. Significa i tizi che... ah, quelli che derubano le case. È tipo una specie di quartiere, qualcosa che... Dove le persone ci vivono qui, tipo una città spaziale. Cioè, perché dovrebbero smantellare una città spaziale? Non ha senso. È tutto sbagliata questa cosa. Che se è stata la corporazione, potrebbe essere. Se fosse stata la corporazione... Sto cercando di parlare, ragazzi, sparare stronzate. Perché almeno mi distraggo un pochettino dall'alien. Se è stata la corporazione per rubare gli alien, potrei capire. Wow. La Torrens. Torrens! Come andiamo? Sono qui, Verlaine. Va bene. La Torrens ne è una puttana. Bene, madonna, fai più rumore, Torrens. Cazzo. Sto cercando di non farmi fregare dal gioco psicologico che vogliono fare gli sviluppatori. Dobbiamo giocare un horror a difficoltà difficile. Io giocherò duro. E cerchiamo di non cagarmi sotto, va bene? Oddio, mi sto cagando sotto. Ho le lacrime agli occhi in questo momento. Penso che potrei mettermi a piangere quando spunterà l'alien. Ma scommetto che quando spunterà l'alien lo farà con stile e nella maniera più brutale possibile. Sicuro. Anche se... non è molto realistico che gli sviluppatori ti facciano morire apposta la prima volta che lo vedi per capire che lui è lì. Non avrebbe senso. Oh, una stella azzurra. Channel search. Scanning frequency. Ragazzi, è bello perché in questi monitor si sono degnati a mettere tutti quanti i dettagli. Guarda, tipo, fa passare da una televisione all'altra. Non trovo una sequenza televisiva. Quindi... ah, guardate il tavolo da... ci ho giocato l'altro giorno a questo gioco, è fighissimo, ragazzi. Tipo le palle volavano via a destra e a sinistra. Una volta che ho lanciato una palla, uno di questi dischi addosso a uno, si è fatto un male cane, poverino. Storia di vita vissuta. Ma a un punto di salvataggio di... stava per partire un rumore inquietante e l'ho fermato in un istante giusto. Che culo. So, guardate che luce. Una luce che non ti abbaglia assolutamente. Signori. Alien. Cioè, sentite i rumori inquietanti che emette questo gioco per cercare di spaventarti. Cioè, porca miseria. E sono sorpreso del fatto che sono passati 35 minuti e ancora non mi è venuta voglia di rage quittare, però...
Lo farò presto perché ancora si sta preparando. La prima ora nei giochi horror è semplicemente cammina per scoprire quello che c'è. Poi quando cominci a creare il cagazzo Sasha, parti, ti voglio bene. Sai, mi dispiace, ma non serve che tu venga al lavoro la settimana prossima. Come sai, il magazzino ha avuto dei problemi ultimamente, non riesco più a temere, bla bla bla. Non siamo soli, sembra che l'intera stazione sia in rosso e hanno deciso di staccare la spina. La svenderanno a 2 soldi, sicuro. Ho parlato con uno dei tecnici, lui pensa che l'annunceranno a breve. A tutti gli impiegati del terminal spaziale. Si comunica a tutti i potenziali passeggeri che non è previsto alcun volo in partenza da Sevastopol e nessuna nave è disponibile. Gli ufficiali coloniali stanno svolgendo delle indagini sui problemi alla stazione. Apollo è l'IA centrale che monitora e guida tutti gli androidi Z della Station Sevastopol. Che poi, scusate, ah, se c'è un alien... Aspetta, ce n'è uno di alien, vero? Se ci sono degli alien qui a rompere le scatole, vuol dire che probabilmente se fossero più di uno ci sta. E io mi devo infilare in questo condotto, vero? Se fossero più di uno questi alien, ma potrei anche accollare, perché capisco che effettivamente un esercito di alien potrebbe aver sovrastato una stazione. Ma Cristo, è uno! Se siete in 10 contro un alien, qualcuno lo ferirà. Ce ne vanno altri 10, qualcuno. Jones, aggiornamento. Dopo diverse richieste, l'ufficiale Waits ha finalmente convocato una riunione pubblica per parlare delle voci di corridoio riguardo Sevastopol. Tuttavia, invece di fornirci delle risposte, ha continuato a essere evasivo e dopo appena qualche minuto lui e il suo team sono stati bersagliati da oggetti lanciati dalla folla furiosa. È partito un colpo di arma da fuoco, si è scatenato il panico e ora Waits e ciò che resta dei suoi uomini ci stanno cacciando dal terminal. Siamo soli ora. Non ho capito, ero troppo concentrato a pensare alla mia teoria. Fine, lo faccio. E poi questi rumori inquietanti potrebbero benissimo essere... E i rumori dell'astronave, non per forza un alien che si sta muovendo, tipo dei macchinari, delle robe che fanno muovere la nave. Dai cazzo, capisco che l'alien ti deve ammazzare, ma oh. Non penso questo che... dannato posto cade a pezzi. Oh. Secondo me questo robot sembra che abbia una faccina felice. Oddio. Scritto Harold, ok. Vedi? Questi qua sono rumori di navi, non è l'alieno. Sono rumori fatti apposta per farmi spaventare che l'alieno sia qui. Per farmi pensare che l'alieno sia qui. Magari c'è. E io mi sto solamente illudendo, ma... Non tossire, che l'alieno ti sente. Cazzo. Se sei allergica alla polvere non ci venivi in questo posto di merda, hai capito? Oh, cazzo. Sapete cosa vi dico? Quasi quasi me ne torno da Harold. Cazzo, la scopa. Ok, fatti coraggio, Harold. Fatti coraggio. Oh, Dio mio. Se stava scappando da destra, vuol dire che l'alien l'ha già raggiunto a sinistra. Quindi se io vado a destra, l'alien non c'è. Vero? Beh, di sicuro da qui non è passato. Guardate! Che bastardi! Le lattine che rotolano! Siete un pugno di figli di puttana! Wow! Che brutto posto. Vediamo a muccio qua, eh.
Non c'è un posto dove mi posso rannicchiare, tipo. Wow. Non è chiusa. Non che sia un problema una barricata del genere per un alien, eh? Serve solamente a infastidire gli umani. Quelli sono corpi. Oddio. Quanti morti ci sono stati qui? Cioè, questa cosa è terribile, ragazzi. Cioè, non è una cosa da poco. Voglio salvare, voglio evitare di farmi questa strada di nuovo. Tra l'altro, cos'è quella specie di batteria che c'ho in basso a sinistra? Cosa sono i miei punti, i miei HP? Questa è una scimmia. Hello? Va bene, ma facciamolo. Ok. Un'altra leva comodissima è stata attivata. Dove cacchio sono? Guardateli! L'obiettivo è qui. Quindi adesso io devo tornare indietro, praticamente. Io torno indietro. Che cazzo me ne frega. Era una bellissima esplorazione questa. Perché c'è un alien qua dentro che mi vuole inculare. Na 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 na. Che poi mi chiedo, se io dovessi muovere una di queste robe che ci sono per terra, l'alien non mi incula a sangue? Se sente il rumore, e penso che lo sentirà. Wow. Porta chiusa, arrivederci. Metti caso che mi affaccio alla finestra e mi arriva un facehugger in faccia, secondo me. Vorrei evitare, eh. E mi tocca passare di qua. Ok, understood. No, eh. No, non mi tocca passare di qua. Dove cacchio devo andare, ragazzi? Mi sono perso. Forse devo proprio tornare indietro. No, wait. No, mappa, non mi abbandonare. Merda. Mappa? Ok. Devo tornare indietro per di qua. Quindi da questo lato ancora non si avanza perché è chiuso. Understood. Qua ci sarà un trappolone dell'alien. Ovviamente io non correrò manco ammazzato. Perché se spunta l'alien... Sono cazzi miei. Alien? So cosa è successo all'ultimo che ha provato a ragionare con un alien alle fine di Alien 2, che era tra l'altro il cattivo del film. Alien? Alien, possiamo parlarne assolutamente? Ah! Ok! Va tutto bene! Quindi l'ultimo che ha provato a ragionare con un alien, mentre io passo sopra questa pila di cadaveri, non usciamo dei mille alien da questi cadaveri, vero? Più avanti deve esserci riuscito. Oddio, non riesco più a parlare. A pugni! Proprio a pugni! A fanculo, il piede di porco. Zio povero. Dio, potrei mettermi a piangere. È per questo che odio gli horror. Per questo che non voglio fare le serie horror. E voi me le fate fare. Me le chiedete. E io dico, vabbè, va. Facciamole. Una stazione di salvataggio. Ma non è che l'alien mi uccide mentre salvo, vero? Non penso, non può essere così bastardo. Vado a salvare. Questo cos'è? Ah, mi posso nascondere dentro l'armadio? Questa non è una bella cosa, ragazzi.
perché se mi cominciano a mettere gli armadi in cui mi posso nascondere, vuol dire che la situazione si fa brutta. Ma essendo che già mi è venuto un infarto, tutto il resto mi sa che continuiamo nel prossimo episodio, Votate, commentate, alla prossima. Perché troviamo il cazzo di televisore di merda.